Buonasera, siamo qui al Déjà Vu con Maldestro, che questa sera presenta il suo primo album live qui al, proprio al Déjà Vu, quindi il suo primo live di presentazione del disco. Io prima di parlare però del disco vorrei un attimo fare un passo indietro e arrivare al 2013, così raccontiamo un po', diciamo, un po' cosa c'è anche dietro a questo disco. Il 2013 è stato un anno importantissimo perché, diciamo, hai fatto incetta un po' di premi. Raccontaci un po' questi premi, insomma, questi step prima poi di approdare alla decisione del disco. I premi sono iniziati per gioco, cioè, non mi aspettavo che a un certo punto arrivasse tutto questo consenso. Per gioco ho mandato due brani ai vari concorsi nazionali, tra il premio Ciampi, Di André, Musicultura, AFI, SIAE, insomma, a un certo punto li ho vinti tutti. Su chi si maureca ci è sordito solo di quest'anno, perché come fanno tutti questi qua? E quindi è stato un anno importante perché mi ha dato la consapevolezza di poter continuare questa strada, ma anche un po', mi ha messo anche un po' d'ansia, che poi devi riuscire a mantenere le aspettative. E così è nato poi l'idea di fare il disco. Ho conosciuto la mia produzione, mi ha permesso di lavorarci un anno intero. Ed è nato così, insomma, tutta la situazione. Grazie ai premi mi sono trovato poi ad incontrare persone straordinarie come l'etichetta che investì su di me, che è la Marocco Music. Poi è entrata nel gioco anche Aria Live e mi sono trovato all'improvviso preso da tantissime cose. È stato un anno straordinario per lavorare al disco che è uscito il 14 aprile. Quindi il disco è Non trovo le parole, però adesso ce lo racconti un po' a parole tue, insomma, ci racconti un po' la genesi, le canzoni a cui sei più affezionato, il perché di alcune scelte musicali piuttosto che altre. Beh, il disco è stata fatta una scelta precisa, voluta, di dare un taglio un po' più classico, riportare un po' di nuovo la musica al cantautorato, anche se che credo sia un disco molto moderno, quindi è stata scelta proprio l'idea dell'acustico, per dare più forza alle parole, perché fondamentalmente è un disco che viene costruito intorno alle parole, ed è stato fatto un grandissimo lavoro, soprattutto dall'arrangiatore che è Giorgio Mellone, uno dei violoncellisti più bravi che ho conosciuto. Una delle mie canzoni preferite è Dimmi come ti posso amare, perché credo che si sposi bene, purtroppo, con questo periodo storico in cui viviamo, dove il futuro sembra non esserci più, e ad accusarlo è anche l'amore, soprattutto l'amore, perché in realtà non credo mai alla solita frase due cuori e una capanna. La società influisce molto sull'amore, come il lavoro o tante altre cose. Quindi Dimmi come ti posso amare rappresenta bene questo periodo storico in cui viviamo. Quindi tanta attenzione al sociale, tanta attenzione anche al momento storico che tutti noi stiamo vivendo, e un ricordo, diciamo, qualcosa che ti avvicina a Gabber, un qualcosa che ti avvicina comunque al grande Rino Gaetano. Questi accostamenti ovviamente penso che possano solo farti piacere, e sono loro, insomma, i tuoi punti di riferimento o ce ne sono anche altri? Allora, certamente da Gabber, Di André, Rino Gaetano, Fossati, insomma tutto lo zoccolo duro della musica d'autore, ma soprattutto i francesi, da Jacques Brel, Brassens, Leo Ferré, e poi uno su tutti che credo sia Dio in persona nella canzone d'autore, Leonard Cohen, che mi ha influenzato molto, e spero di fare almeno l'1% di quello che ha fatto lui. Prima della canzone, prima della musica, c'è stato un grande amore, quindi parti dal teatro. Come si è svolto questo percorso? È stato un connubio piano piano? Come è successo? In realtà il primo incontro con l'arte l'ho avuto con la musica, perché mi ha regalato un pianoforte a 9 anni. Poi ho lasciato la musica e ho incontrato sulla mia strada il teatro, che è una magia completamente diversa ma forte, presente ancora oggi. Cominciò a scrivere il teatro e ho continuato a scrivere le mie canzoni, che cantavo da solo
con me stesso oppure con gli amici. Poi a un certo punto un mio caro amico mi ha messo questa pulce nell'orecchio e ha detto: tu devi fare il cantautore perché mi emoziona. Io le ho un cultura di musica, gli ho creduto e per gioco ho cominciato a fare i concorsi e poi è successo tutto questo. Però spero, e per purtroppo ho dovuto lasciare il teatro per impegni insomma musicali, ma spero che un giorno le due cose confluiscano insieme per riprendere insomma i due discorsi insieme. Io ti posso garantire che le tue canzoni comunque emozionano e arriva il messaggio, soprattutto arrivano i brividi di un poeta. E io stasera vi invito insomma a goderci questo live, finalmente questo disco che viene presentato live qui al Déjà Vu. E noi di Emergenza Musicale ti facciamo in bocca al lupo. Grazie. Rai 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 ra. Rai 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 ra. Dai 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 da. Dai 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 da. Ragazzi, oh, ma giù, voi avete cambiato l'armonia, non è questa. Un po' più sobrio, per piacere. Qua giù, mi ascoltate? Che sta succedendo? Sono maldestro tra le nuvole che piovono pensieri. Maldestro vado avanti con le scarpe di ieri. Maldestro come questa canzone che fa così. Dai 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 da. 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 Dai dai. Rai, 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 rai.